Allora, come vi dicevo, abbiamo con noi Federico Pedrone, del Sindacato Nazionale di Critici Cinematografici Italiani. Per chi volesse restare per una breve conversazione, evviva. Allora, come sapete, è un po' di tempo che abbiamo istituito questa collaborazione stretta con Sindacato Nazionale 15 Cinematografici Italiani, di cui ci onoriamo di far parte sia la vicepresidente Rossella Pocca, che è qui in sala, e sia naturalmente chi vi parla. E quindi, diciamo, per alcuni dei nostri film ci sono appunto i membri del sindacato che ci vengono a portare la loro lettura, il loro punto di vista, la loro sapienza. E questa è la volta di Federico Pedroni, secondo il format classico delle nostre chiacchierate post-visione, una brevissima presentazione del nostro grandissimo ospite, Romano, lavora a Rai Cinema dal 2007 al 2019, è stato selezionatore per il Torino Film Festival, dal 2022 è nella commissione di selezione della Settimana Internazionale della Critica di Venezia, scrive su Cineforum Web, Cineforum, Duels.it, ha collaborato con Hollywood Party, Film TV, Duellanti, Cinema Show, L'Unità, Lo Straniero, Panoramic, Eidos Cinema, Film Idee, Quaderni del CSCI. Ha curato per la collana Fettinelli e Le Nuvole le antologie critiche dedicate a Mike Lee e anche Carlo Ismachi, ha tradotto Paul Newman, Una vita per Dalai Editore, ha curato con Emiliano Morreale l'edizione italiana di The Story of Film di Mark Cousins per Vibre Distribuzione, ha curato con Federico Pomie Vincenti i volumi, ricordalo che è il, diciamo, direttore artistico del Molise Cinema, e ha per appunto insieme con Pomie Vincenti volumi Alvaro Wacker, La Coppa del Cinema Italiano e Giardini 30, poi Uno Sguardo Alto pubblicati da Cosmo e Endro Editori, sui scritti compaiono dei volumi Italiano il cinema attraverso l'Italia, il nuovo Hollywood, Pecora Elettrica, La Terza Vista dal Cinema, L'Onda Popolare, La Narrazione Pubblico, e storia del cinema italiano negli anni 2000, l'attore nel cinema italiano contemporaneo, storia, performance, immagine, Brian De Palma, il cinema di Paolo e Presbordio. Quindi vedete, insomma, ovviamente un'attività intensa, molto ampia e soprattutto molto, diciamo, che spazia un po' su tutte le cose del cinema. Allora, Federico, la tua lettura di questo film, abbiamo detto all'inizio, diciamo nell'introduzione appunto ai nostri soci, che è stato uno dei film più applauditi al Festival di Cannes. Noi siamo, per inquadrarti come Cinecittà Romano, siamo nella fase finale della stagione, quella che noi dedichiamo ai film selezionati dai grandi festival. Quindi da Cannes noi abbiamo selezionato quelli che, diciamo, abbiamo visto essere un po' i film più applauditi alla quadretta, quindi Tre piani nella Nemoletti, che abbiamo fatto la scorsa settimana, e The French Dispatch di Wes Anderson, che abbiamo appena visto. L'ottava settimana prossima faremo tre film dalla Mostra di Venezia, poi chiuderemo con tre film dalla Festa di Roma. Allora, concentriamoci su The French Dispatch. Ma si sente? No. Ma più vicino, mangio. togliere anche la mascherina. Forse da qua. Sì, lo puoi anche fare, dai. Così riesco a parlare senza soffocare. È una buona cosa. Ma io ricordo bene appunto la proiezione di Cannes dell'anno scorso, che era stranamente posizionato per questioni pandemiche a luglio, dopo un anno in cui il festival non si era fatto. E di questo film si parlava dall'anno precedente, perché era un film che Cannes aspettava molto, doveva andare già nel 2020, quando il festival non si è fatto, e addirittura aspettato l'edizione successiva tenendosi in congelatore per un anno, perché poi vedendolo capite anche perché la collocazione francese era la più ovvia di un film del genere. Quindi Wes Anderson è un texano trapiantato prima a New York e adesso a Parigi, ha un grande amore per la Francia e questo film lo ha girato tutto in Francia, parlando di espatriati che vivono in Francia, dando della Francia una lettura
puramente romantica, filtrata dal cinema, dal fumetto, dalla letteratura, tutto quello che possono affascinare un americano che viene trapiantato appunto in quello che è considerato dall'altra parte dell'oceano sicuramente la culla di una certa cultura europea. Quindi, essendo un atto d'amore verso la Francia, l'attenzione per questo film a un festival come Cannes c'era moltissimo, sia per tutti noi critici, ma proprio dai francesi, c'era molta curiosità per questo film. E questo film, diciamo che è stato molto applaudito, ma anche un po' polarizzato, perché per chi conosce un po' il cinema di Wes Anderson, questo film è quasi una somma di tutti i film precedenti che aveva fatto, concentrandosi proprio sull'omaggio non solo a quella cultura che voleva raccontare, ma anche proprio all'idea romantica che si aveva di quella cultura. Ciò che a me aveva impressionato, che mi ricordava quasi appunto un pranzo lupulliano di quelli dove non manca niente, ma addirittura mi aveva connesso in qualche modo con un racconto di Borges, che era la biblioteca di Babele, che raccontava di come in una singola biblioteca ci potessero essere una biblioteca infinita, che poi era semplicemente contenuta alle varie combinazioni di lettere d'alfabeto, potesse contenere tutti i libri già scritti, tutti i libri che si stanno scrivendo e tutti i libri che si dovranno scrivere. Ecco, in questo film la sensazione è che Wes Anderson, anche mettendosi in gioco in maniera chiara, perché poi c'è anche un po' di effetto accumulo, alcuni che non amano particolarmente il suo cinema erano usciti quasi, come dire, appesantiti da questa offerta così ampia, però a me sembrava che lui si fosse messo in gioco mettendo in un film tutto quel potenziale che potesse amare, cioè omaggiare il cinema del passato, omaggiare appunto un'idea di certa cultura europea, omaggiare un'idea di certo giornalismo, con una grandezza di dettagli, con un'abbondanza di attori, con un'abbondanza di musica, con delle storie che completamente ogni volta dispiazzano, divagano, cambiano, sembra che raccontano una cosa e poi ne raccontano un'altra, ma come dice poi il direttore di questa fittizia rivista, che è The French Dispatch, che dal punto di vista grafico e dal punto di vista proprio di contenuti ricorda proprio il New York, perché è una rivista newyorkese su cui molte generazioni di americani si sono formati, era come se appunto volesse mettere tutto senza lasciare nulla fuori. Quindi ci sono gli omaggi da Tatita, la prima scena in cui viene portato il vassoio del bar attraverso questa casa di cui si vedono le scale, gli interni, che ricorda una scena appunto di Monopoli di Tatia, al fumetto di Tintin che ricorda la scena di animazione dell'inseguimento finale, dal cinema chiaramente omaggiato da quel bar francese dell'episodio centrale, ha appunto un certo amore per il disegno grafico, con tutte queste ricorrenze di inquadrature, di dettagli, di particolari che ci sono, le inquadrature dall'alto, le inquadrature frontali, i movimenti di macchina sempre molto, molto fermi, un gusto per gli arredamenti, per i colori, diciamo che anche l'apporto appunto di scenografi e costumisti di livello altissimo hanno aiutato. Ecco, è un film che non si stanca di essere sovrabbondante ed è secondo me un meraviglioso omaggio all'arte della parola, che in un cinema che un regista così visivo come Anderson volesse fare appunto un omaggio a un giornalismo che fosse ricerca continua dell'invenzione, del racconto come gusto anche letterario. Provo questo? Si sente bene? Ah sì, è meglio. Non avete sentito niente, ricomincio da no, appunto, mi avevo trovato molto molto affascinante il fatto che un regista così visivamente riconoscibile avesse voluto incentrare un film sul potere del racconto e soprattutto sul potere della parola. Il film è proprio impaginato come una rivista e ha un effetto di nostalgia nei confronti di un modo di giornalismo che insegue le storie e che persegue il gusto del racconto e tant'è che appunto la narrazione è affidata a questa voce fuori campo che racconta e che poi di cui si vedono le azioni messe in immagini. E mi piace appunto il fatto che ogni racconto comincia in un modo e poi divaga, scarpa, cambia, come se il potere del racconto e della parola fossero in ogni caso imprevedibili.
Ecco, questa è la cosa che maggiormente ha affascinato me e anche molti dei miei colleghi a Cannes. Ricordo che l'uscita dei festival di alcuni film, ci sono proprio capannelli di persone su cui si fanno chiaramente i commenti. Un mio amico disse una cosa che mi colpì molto, un mio collega che mi disse che Wes Anderson in questo caso aveva fatto il suo Drelig, e in questo caso Drelig era lui stesso. Ecco, se uno rivede la filmografia di Wes Anderson è come se in questo film ci avesse messo tutti i film precedenti, il rapporto padre-figlio, il rapporto con, appunto con la narrazione, con la storia, il rapporto tra racconto e immagine, è come se questa voluta trasformazione continua, il bianco e nero, il colore, l'animazione, gli attori, il formato che cambia continuamente, fosse appunto un omaggio all'inafferrabilità del racconto e della parola. È una cosa che ci aveva colpito moltissimo. Viva, benissimo. No, non so se sei d'accordo. Assolutamente sì. Ci sono, diciamo, la sovrabbondanza è forte in Wes Anderson sempre. Qui forse un po' di più. Sì, esatto, cioè, è come se appunto non volesse lasciare niente fuori. Questo è un film che contiene molti altri film ipotetici oltre a quelli mostrati, ed è per questo anche il suo rischio. L'unica paura è che appunto Wes Anderson, sia dal punto di vista stilistico, dal punto di vista stilistico che dal punto di vista narrativo, il quale narrativamente persegue questo continuo divaricarsi delle storie che già, come aveva già fatto in parte in Grand Hotel Budapest, che forse è il film che narratologicamente, per usare un parolone così, gli si avvicina di più. È come se in questo film avesse voluto mettere tutte le tematiche, tutte le cliché estetiche, tutto il tetrice, tutte le citazioni possibili e tutti i grandi amori che lui aveva in testa, metterli e forzarli dentro un film, perché un film può contenere molteplici mondi. L'unica preoccupazione è dopo questo che cosa si mette a fare, perché è arrivato, come dire, a un punto estremo di saturazione di quel modo di racconto. Sì, è vero, c'è saturazione. E si ha quasi l'impressione che, sebbene la storia c'è, il racconto c'è, però c'è quasi l'impressione che il racconto possa essere tale solamente per generare immagini. Ma sì, è vero, no? Però è vero anche viceversa, che le immagini creano il racconto e creano delle potenziali di racconto. Dice una cosa, che lo dice due volte nel film, il direttore, che è il direttore che appunto al racconto si piega sempre, che fa stampare più pagine per non tagliare niente, perché tutto quello che si può raccontare allora vale la pena di essere raccontato. E allora lui che dice? Dice che qualsiasi cosa tu racconti dà l'idea che la faccia a proposito, che la faccia apposta a farla così. Ecco, che quindi il modo di raccontare diventa poi il racconto stesso. E il film finisce con una frase sospesa. E poi che succede? Cioè, il discorso è che un racconto si autogenera, la narrazione, il gusto della fabulazione, dell'incanto, sia dalla parola che dell'immagine, e in questo caso della parola che si sposa all'immagine, e delle immagini che prendono delle parole, perché appunto il film sono una serie di articoli immaginati raccontati per immagini con una voce guida. Ecco, c'è proprio questo abbandonarsi all'amore del gusto narrativo, che è una cosa che francamente commuove. Poi è un omaggio appunto il film poi è una cosa che io l'ho visto tre volte, l'ultima volta poi l'ho rivisto recentemente per allenarmi a questa chiacchierata, e è un film su cui ogni volta che lo rivedi scopri dei rimandi. C'è talmente tanta roba che non la puoi cogliere sempre. Poi, non avendo poi noi una conoscenza diretta di quel tipo di cultura americana, cioè ogni giornalista corrisponde a qualcuno di realmente esistito tra i collaboratori fondamentali del New York, alla fine c'è una dedica a tutta una serie di giornalisti che sono fondamentalmente dei report della storia del New York, con in testa il direttore a cui ha ispirato il personaggio di Bill Murray, in cui appunto ci sono dei richiami interni che noi, che siamo non proprio dentro quella cultura, neanche riusciamo a cogliere, ma c'è una quantità di personaggi che fanno delle microscopiche comparsate, c'è un cast che ci vogliono 3 minuti di titoli di coda per farlo, ma per pensare alla cura, ai livelli dell'ossessivo compulsivo per i dettagli, immaginate la quantità di copertine immaginate, inventate, che stanno sui titoli di coda di questo giornale inesistente. Cioè c'è un modo, c'è una
volontà di creare un mondo narrativo che è molto bella, appunto questa cosa che cerca anche appunto di un'idea di una Francia esotica fascinosa e quasi sconosciuta, dove si rifugiano queste specie di giornalisti in fuga da chissà dove, con la sede di questo giornale che è nel centro geografico degli Stati Uniti, il Kansas, quello del Mago di Oz, dove diciamo gli eti dell'Europa sono lontanissimi, quindi questa rivista che diventa una specie di binocolo verso il mondo da un centro del nulla, la trovo una cosa di grande generosità e fascino dal punto di vista del regista, appunto con i rischi che ne consegue appunto di averci messo tutto il possibile e forse anche di più. Dunque noi nella scheda che mandiamo ai nostri soci tutte le settimane siamo soliti mettere non solo gli attori ma anche i doppiatori italiani che sono i più bravi del mondo e che meritano sempre una citazione. Purtroppo in questa scheda non siamo proprio riusciti a farlo, non c'era proprio lo spazio perché era un volume, diventava un volume. E però troverete però alla fine del mese nel nostro sito web una scheda un po' più ampia dove metteremo tutti gli attori e tutti i doppiatori che però prendono 4 pagine perché sono diciamo ciascuno per ciascuno dei 4 racconti più la direzione del giornale, quindi sono un numero impressionante che però meritano e quindi magari andatevela diciamo a vedere. Peraltro la scheda che vi abbiamo mandato vi abbiamo anche consigliato che questo è uno di quei film che vanno visti 2 volte, meglio 3, no? Come diceva giustamente Federico, perché si colgono delle cose straordinarie, voglio dire, tra l'altro la cura non solo, cioè sicuramente visiva, ma anche non so, i costumi della nostra Milena Canonero, premio Oscar, le musiche di Alexander Desplat, poi naturalmente le scenografie, sono curatissime, cioè voglio dire, ogni fotogramma andrebbe bloccato e studiato fotogramma per fotogramma. Sì, ma è una cosa che per il nostro mestiere sappiamo che rivedere i film apre sempre nuove cose di lettura, ma soprattutto quando un film è così pieno di cose, di sfumature, di scelte stilistiche, di dettagli, di cura, di scenografie, costumi, di tutto, di fotografia, di insomma è davvero un film che si gusta a rivederlo, appunto, però è un film che appunto anche dal punto di vista del cast, come dicevi, ci sono vari minuti di titoli di coda solo sul cast perché ci sono attori di primissima importanza che appaiono per pochissimi fotogrammi, fanno veramente un cascolare messo insieme come una specie di ancora di speranza. Ecco, io trovo un film che è tra l'altro appunto nostalgico verso moltissimi aspetti, ma senza mai essere troppo lacrimoso, un film che si salva attraverso l'ironia, ma trovo di una sincerità e appunto ripeto di una grande generosità verso il pubblico sicuramente, ma anche proprio verso tutti gli amori e le ossessioni che Anderson ha, ecco, cioè, veramente lo trovo con i suoi moltissimi pregi, i suoi rari difetti, a me piace molto, poi ci sono appunto persone che sono d'accordo con me, un film di grande generosità e ricchezza, ecco, un film che nonostante uno stile molto carico e molto chiaro non mi dà mai una sensazione di estetismo, di freddezza, mai. Dunque noi nella scheda che vi abbiamo mandato, ovviamente come ho detto non abbiamo potuto mettere tutti gli attori principali, però vi voglio citare solamente alcuni e conto a memoria di quanti Oscar vi sto nominando: Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Lea Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Lina Kudry, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric, Stephen Park, Bill Murray, Owen Wilson, Christoph Waltz, Edward Norton, Jason Schwartzman, Angelica Houston e poi tantissimi altri, chiaramente. Quindi insomma stiamo parlando proprio del gota del cinema mondiale dal punto di vista degli attori, perché tutti fanno a gara naturalmente per fare un film con Wes Anderson, che è un mito. Peraltro alcuni attori sono suoi, diciamo, come si dice, proprio gli attori... Bill Murray c'è sempre, no? Bill Murray c'è sempre. Sempre. Ma Owen Wilson pure, insomma, è uno di quelli che avete fatto.
Allora, volete approfittare per qualche curiosità, qualche domanda? Scendo, vi porto il microfono? O siete talmente attoniti da questa visione? Insomma, che ne pensate? Sentiamo. Che bisogna vederlo tre volte. Tre volte, sì. Allora, vediamo dopo la prima visione, almeno. Va. Voi avete avuto l'opportunità, perché adesso il film, come purtroppo capita troppo spesso, è arrivato su una piattaforma, ma vederlo per la prima volta su uno schermo piccolo è un po' delittuoso, quindi avete avuto la possibilità di goderlo su schermo, che il film vale per quasi tutti i film, anzi vale per tutti i film con maggiore o minore piacere, ma un film del genere proprio il piccolo schermo lo debilita. Sicuramente spiazzante, posso dire quello che ho notato, fermo restando che avrebbe visto probabilmente se uno ce la fa più e più volte spezzettando i quattro racconti in più soluzioni, mi hanno colpito i movimenti ripetutamente orizzontali e verticali della cinepresa. Non so se è semplicemente un esercizio di stile o se erano funzionali alla modalità del racconto. Così come all'inizio sul racconto del pittore fosse devastato da questa cosa, mi è sembrato in qualche maniera che le diverse scene si rifacessero quasi adeguati con le descrizioni in modo sintetico che uno metterebbe come commento sul quadro, il titolo e poi la descrizione di cosa voleva dire, cosa che insomma non ho mai visto. Poi, vabbè, è ripetuto dal suggerito anche dal racconto della polizia che rincorreva i delinquenti, ha un approccio che sembra anche fumettistico. Anche questo, le immagini sono forti e se vogliamo nelle nuvolette ci sono sintetizzate queste, le frasi, le parti del racconto, che da una parte mi sono sembrate diciamo così cristallizzate nel numero minimo di parole, dall'altra però con una sovrabbondanza di racconto, per cui spesso il racconto era anche velocissimo, proprio per poter dire, quasi seguisse i tempi di una macchina da scrivere, in cui le battute erano molto molto serrate. E poi c'è questo racconto con colori molto strani, probabilmente c'erano dei filtri anche arancioni, gialli, l'alternanza del bianco e nero quando si parte, mi sembrava quando c'era il racconto, e del colore quando invece c'erano le parti che univano il film nelle diverse cose. Ma sicuramente un film molto molto particolare. Guarda, sì, per quanto diciamo che c'è, cioè, la prima cosa che hai detto, se poi vai a vedere i film di Wes Anderson, dal suo primo film, che vabbè, primissimo era quasi un film universitario, ma diciamo dal secondo in poi, che si chiamava Rushmore, che poi già c'era Bill Murray già da allora, e se lo segui in tutta la sua carriera tendenzialmente vedi una progressiva asciugatura dei movimenti di macchina e quasi appunto una serie di movimenti proprio ortogonali, cioè dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto, e a rete in orizzontale, cioè c'è proprio una quasi ossessiva visione frontale delle cose, perché quasi sempre i personaggi sono inquadrati frontalmente, quindi è un'asciugatura di stile che poi ad alcuni sembra anche leziosa, cioè non è che tutti i miei, né il pubblico né neanche i miei colleghi amano questo, però lui ha seguito un percorso verso questa razionalità quasi del piano cartesiano dell'inquadratura sempre di più, unita appunto a una scelta di palette di colori che ricordano molto, cioè, è proprio una ricerca del pastello molto spesso che ritorna, ha dei colori sempre molto caldi che qua appunto spiazza con il bianco e nero, perché poi c'è sempre invece una luce molto viva, ma anche quella è una luce frontale che illumina, non ci sono quasi mai
dei bui, i chiaroscuri sono dettati quasi dal contrasto cromatico dei colori, sempre molto presenti. Su questo film poi, al di là di tutto, cerca di fare, pur restando ancorato a questo suo stile molto riconoscibile, che appunto uno può amare o non amare, molto formalista, come si direbbe così, da quelli bravi, c'è una ricerca anche di differenziare rispetto al tipo di storia, cioè nel senso che racconti tre storie diverse, le lunghe soprattutto, più anche l'introduzione del ciclista, con quattro stili che sono variazioni sul tema, che non sono stili contrastanti, perché appunto c'è un'uniformità poi di stile nei quattro episodi, ma appunto che prendono delle deviazioni un po' diverse. Chiaramente l'episodio sul maggio francese, su quel cioè una rimessa in scena del maggio francese, ha una serie di richiami a un cinema appunto da Godard in poi, che quindi ha meno formalismo di stile. Sono perfettamente d'accordo che il terzo episodio richiami fondamentalmente una struttura narrativa, e poi è dichiarato anche nella scena dell'inseguimento un approccio fumettistico. Tra l'altro il film è stato girato in questa città francese, si chiama Angoulême, che è una regione che si chiama Nuova Britannia, che praticamente è la patria del fumetto francese, quindi un omaggio anche alla cultura della città che ti ospita. Trovo che sono perfettamente d'accordo che poi l'immagine in bianco e nero è scandita dal testo e l'immagine a colori fa da raccordo, ma che quello che cercavo anche di dire prima, se non è il tentativo, che è un tentativo che poi ognuno giudica con tra sé stesso se è riuscito o no, è di far coincidere la parola e l'immagine sulla ricerca di appunto una narrazione che si rinnova continuamente, quindi non sai più se è l'immagine che costruisce il testo, il testo che costruisce l'immagine, e come i rimandi tra l'uno e l'altro si rincorrono quotidianamente, si rincorrono durante tutto il film. Quindi quello secondo me è il tentativo, poi ognuno di noi stabilisce se è riuscito o no a fare, proprio fare un discorso su quello che è la narrazione per immagini, omaggiando la narrazione della parola, e cercare di far coincidere due cose che per spesso vanno in contrasto. Poi al cinema c'è sempre il discorso di un cinema di parola rispetto a un cinema dell'immagine, appunto un cinema più scritto rispetto a un cinema più visionario. Ecco, il tentativo di questo film è far coincidere due mondi che spesso appaiono inconciliabili, facendo infatti un film completamente visivamente frammentato e volutamente dispersivo nella narrazione. C'è un film in cui la sospensione dell'incredulità, cioè quella cosa che tutti noi quando ci sediamo in una sala dobbiamo fare per avere dei racconti senza chiederci se è vero o non è vero, viene continuamente messa alla prova, perché ti sta raccontando una cosa e cambia continuamente racconto, devia, fa delle digressioni, quindi è proprio un gioco narrativo molto scoperto, che appunto, ripeto, aveva già fatto in parte, in maniera meno visivamente meno visivamente frammentata, volutamente frammentata, più come racconto strutturato, in Gran Budapest Hotel, che era quasi un omaggio invece al romanzo classico, al romanzo della Finis Austria, questo albergo dell'impero austro-ungarico, con storie che si rincorrevano con un grande romanzo d'inizio del secolo scorso. Ecco, adesso lui ha voluto fare un omaggio a una narrazione di curiosità, che la narrazione del reportage giornalistico in America è quasi un genere letterario di una certa importanza, e su cui molti sono formati, e ci sono alcune riviste, sono veri e propri cataloghi di meravigliosi reportage fatti da autori letterari. Diciamo, se guardi al passato, il caso più forse eclatante è a sangue freddo di Truman Capote, che vinse appunto tutti i premi possibili negli Stati Uniti, ma è proprio un genere letterario quello del reportage giornalistico, e che appunto faceva vincere lo stile e il gusto del racconto anche sull'oggetto della narrazione. Ed è per questo che è fantastico, secondo me, in questo film, che ogni volta alla fine di ogni racconto c'è il direttore generale che dice: ma te devi scrivere un'altra cosa. E tu ho detto: vabbè, ma io non è che decido prima quello che devo scrivere, è quello che succede che mi porta a cambiare continuamente punto di vista. Ed è bello che anche il cinema faccia questo, che non abbia delle regole rigide, ma che abbia ancora questa voglia quasi giocosa di stupire continuamente con le parole, con le immagini e con le storie che si moltiplicano continuamente. Beh, altre curiosità? Eccomi. Approfitto
per fare più che altro una domanda. Io nel vedere il film, che appunto ha tanta roba, no? C'è tanto, troppo, clinico proprio, una cosa che non sai più dove fissare l'attenzione, perché nel frattempo ci sono tante altre immagini e tante altre parole, e quindi c'è fatica a rincorrere, a percepire tutto. Però alla fine del film una domanda mi è venuta alla mente, e quindi la giro. Ma il fatto che si parli di un necrologio e che il direttore ha già stabilito che poi alla sua morte tutto deve finire, si devono fermare le rotative, si deve... E non è un messaggio, cioè che cosa ci vuole dire poi alla fine questo regista che mette in questo film tutto tanto, come se, cioè non so se c'è un parallelo con questo necrologio e questa fine di tutto, dopo di me, ma non lo so, cioè me lo chiedo. Ah, sì, me lo no, è che giro la domanda, ti posso dire la risposta che mi sono dato io, non sono il regista del film. Secondo me, appunto, il film che nella sua sovrabbondanza ha, secondo me, volutamente ti fa perdere dei pezzi, cioè un film che veramente tende all'ipnosi, cioè a un certo punto ti lasci travolgere da parole, immagini, suoni, questa colonna sonora anche di Desplat, che gioca con Satie, gioca con certi temi di colonne sonore, questo continuo cambiamento, ti incita a perdere dei pezzi, a lasciarti fluire e narrare. Da un'altra parte, il film può sembrare anche quasi una sfida spiritica, nel senso che quello che mi sono risposto io, una domanda che capisco perfettamente, ma di cui posso dare una risposta solo assolutamente personale, è che il film tenta di far rivivere un mondo che è considerato morto, che non esiste più. Ed è per questo che fa anche una grande tenerezza, cioè nel senso che è un tipo di, appunto, di approccio al narrare in un mondo come quello di oggi, in cui la narrazione è affidata a veicoli completamente diversi, dove se uno crede di voler sapere qualcosa su un luogo, va a cercarsi la pagina di Wikipedia e pensa che lì abbia le risposte a cosa. Si è perso questo, sia per chi narra, che raccontava delle realtà particolari, dei luoghi particolari, per dei lettori che si ipotizzavano sconosciuti, sia per il lettore lasciarsi trasportare. Vuol dire che lo dicono anche in qualche modo, non importa se poi quello che viene raccontato è vero, ma che deve essere raccontato bene e che deve sembrare che uno lo voglia fare in quel modo lì. Ecco, è un modo di raccontare il mondo che secondo me nella realtà non esiste più, e forse appunto anche per Wes Anderson forse è un modo che non esiste più, tant'è che ha fatto un film di puro anacronismo, cioè il bianco e il nero, il formato ridotto, un colore molto molto lontano dalle fotografie del digitale dei film che vediamo adesso, cioè un film fuori dal tempo in realtà visto adesso, e che racconta del tempo che non c'è più. Questa è la risposta che io personalmente mi sentirei di dare, poi magari non è vera, però insomma, questo non lo sapremo mai. Dunque, Federico, hai giustamente fatto una nota, proprio, diciamo, un accenno alle musiche. Allora, come sempre, non c'è nulla di casuale. Wes Anderson, in moltissimi dei film della prima parte della sua vita cinematografica, ha usato molto repertorio, cioè moltissimo repertorio, anni 30, 60, 70, eccetera. Poi a un certo punto in Grand Budapest Hotel ha sentito la necessità invece di creare delle musiche adatte a quelle atmosfere e chiamò il grandissimo Alexander Platt, il quale peraltro per quel film prese proprio l'Oscar come miglior colonna sonora. E volendo fare questo film lo ha richiamato, perché si vede che si è trovato bene, perché queste musiche e me raccontano, no? Cioè hanno un ritmo, ti danno il ritmo del racconto. Vogliamo dire qualcosa di più? Ma no, guarda, è vero, soprattutto in alcuni film, vabbè, poi dipende sempre chiaramente l'uso delle musiche da parte di Wes Anderson, che sia repertorio o che sia originale, è un uso sempre molto consapevole. Ricordo una meravigliosa colonna
colonna sonora praticamente tutta di repertorio, quella di Tenenbaum, che faceva un uso di un rock sofisticato, pop rock sofisticato degli anni 70, per raccontare questa famiglia oppassa in una specie di New York stranissima. Aveva fatto un uso assurdo di una colonna sonora l'avventura Quattro di Schizzi Su, facendogli fare tutte canzoni di David Bowie da un musicista bossa nova brasiliano, quindi tutta la colonna sonora del film era tutta le canzoni di Bowie rifatte in brasiliano, quindi un uso anche elaborato del repertorio. Negli ultimi film ha creato appunto invece qualcosa di più originale, più narrativo, che seguisse appunto, parlavamo prima di una distillazione sempre più ossessiva dello stile che lui ha, e anche sull'utilizzo della musica c'è una consapevolezza totale. In Murray's Kingdom, che è un film che io amo molto suo, addirittura i titoli di testa partono su un giradischi che suona una cosa in cui ci sono le didascalie del film su tutti gli strumenti che entrano uno per volta, cioè come a dire che tutti i singoli pezzi poi di un film vanno a creare un'orchestra e quindi il racconto. Qua Desplat, che è un musicista straordinario e anche molto, diciamo, tendente alla sovrapresenza nei film, eh? Quindi c'è, cioè, come molti grandi musicisti poi quando ci sono vogliono essere sentiti, però in questo caso secondo me appunto anche una sovrabbondanza musicale, ci sono pochissime scene in cui non c'è in sottofondo anche da lontano mixata bassa magari un commento musicale, ma anche lì fa parte di una sovrabbondanza e di una continua varietà, perché appunto Desplat gioca con la musica da film, Desplat gioca con Satie, concerti rumori, concerti suoni, appunto c'è il taglio fumettistico del film e anche quindi la parte del suono che non è musica si sposa con la musica, ecco c'è un dettaglio sonoro a molti strati che è molto interessante da fare. E poi anche il finale, secondo me è molto bello, che con un cadavere lì, e quindi una specie di via funebre, come si mangia la torta, parte appunto un salito strutturato in allegria di Desplat che dà un tono agrodolce al finale del film, che è quello che poi il film ha, secondo me, durante tutta la sua lunga costruzione. Guarda, però qui fa un lavoro straordinario, probabilmente in strettissima collaborazione con Anderson, perché sembra qualche volta che tenga il ritmo in punta di piedi, cioè senza, frenando probabilmente la sua voglia di entrare, ma adesso non so se si è frenato lui, lo ha frenato Anderson, questo poi la musica è sempre una collaborazione, poi, fine, no? Quando poi c'è, insomma, Anderson c'è una personalità talmente grande che sicuramente gli ha detto esattamente quello che voleva, no? Ma i grandi autori e i grandi musicisti quando si incontrano poi appunto se nascono, soprattutto quando sono personalità forti, se continuano a lavorare per più di un film vuol dire che si sono trovati bene in collaborazione, perché insomma sono sicuramente due categorie a cui non manca un certo ego, quindi l'incontro di due personalità forti, se si prosegue nel tempo, sicuramente vuol dire che è frutto di un'ottima collaborazione. Qua mi sembra che appunto anche una certa, hai perfettamente ragione, secondo me c'è una presenza continuativa ma molto spesso in punta di piedi della musica, e penso che questo dia un ritmo interno al film in maniera che quasi non siamo consapevoli di recepire, ma che poi, come molte cose in questo film che non sappiamo se abbiamo visto o no, perché ne abbiamo viste la metà di quelle che stanno sullo schermo, perché la prima visione, come dice lei, a un certo punto, come diceva lei, a un certo punto ti perdi perché ti vogliono far perdere, quindi ascolti, senti, guardi, ti perdi nell'inquadratura perché in molte inquadrature ci sono 700 cose da guardare, e questo però insomma è sempre... A me quando mi rinnovo un senso di stupore, di straniamento, di non avere tutto dato per certo e per spiegato, lo trovo sempre un grande stimolo che il cinema ha di diverso dalla televisione. Ecco, poi fondamentalmente ci sono tante differenze tra il cinema e anche la buona televisione, una delle quali è che il cinema non ti impone di seguire tutto, di capire tutto, di dare una risposta a tutto, ma insomma se certe risposte trattano allo spettatore in maniera più adulta, cioè siamo tutti in grado di darci delle risposte che il film lascia in sospesi. Era quello che ci dicevamo appunto prima di cominciare la proiezione, forse, e che potrebbe restare anche
il consiglio per chi ce la fa naturalmente, per una seconda, per una terza visione, che il consiglio è quello di lasciare un po' perdere l'attenzione maniacale ai rimandi, alle citazioni, a cercare di capire chi è quell'attore piuttosto che quell'altro, perché ce ne sono una sovrabbondanza incredibile, ma lasciarsi proprio in qualche modo avvolgere, affascinare da questo mondo caleidoscopico e sinestetico, no? Che in qualche modo mette in moto un po' tutti i nostri sensi. Forse è il modo migliore per vederle e per bearsene in qualche modo, cioè per gradirlo ancora di più, più che andare a fare la, diciamo, l'esame istologico e anatomopatologo di ogni singola sezione. Poi si può fare anche così, perché in una scuola di cinema questo va visitazionato e studiato fotogramma per fotogramma, però nella visione da pubblico la cosa migliore è lasciarsi avvolgere da questo fascino incredibile di questo film. Sì, sì, no, ma assolutamente, ma questo vale. Beh, se no, noi che ci tocca, per fortuna non siamo studenti di scuola di cinema, però che comunque siamo, diciamo, spettatori professionisti ormai, come cosa, ogni tanto appunto ci tocca fare un po' di anatomopatologia di certi film. Detto questo, quando io devo scrivere, infatti i film richiedono più di una visione, perché alla mia tenera età ancora non ho perso il gran piacere, almeno alla prima visione di un film, di lasciarmi andare, di non prendere appunti, di non distrarmi, cioè, ma di non chiedermi troppi perché, ma di lasciarmi andare, perché trovo che ancora la fabulazione che il cinema riesce a dare quando funziona, perché poi il discorso è che quando ti chiedi troppe cose, è come quando guardi l'orologio, come quando sbadigliava l'imperatore vedendo il Don Giovanni di Mozart e quello voleva dire che è un fallimento, cioè quando c'è lo sbadiglio, c'è l'orologio che si guarda, c'è la distrazione, il film ha dei problemi, almeno ce l'ha con noi. Se no, anche se non si capisce niente, se uno si lascia andare all'immagine, al flusso, ai suoni, al sogno, così, allora vuol dire che il film con noi ha un rapporto. Quindi in questo film la mia prima visione era così, poi diciamo, ma quella cosa non mi torna, quella è negativa, perché mi frega, cioè, sto pensando ad altro, ecco. Bene, allora, se non ci sono altre curiosità, altre domande o considerazioni, possiamo ringraziare moltissimo naturalmente per la sua disponibilità Federico Perroni, sindacato penale critici cinematografici italiani, per questa bella chiacchierata su The French Dispatch. Grazie, grazie. Grazie, buona serata.